I medici dicono che dal 75-90% delle perché la gente viene da noi è dovuto allo stress. E le persone che sono più colpite dallo stress sono proprio i medici stessi, i psicologi, gli infermieri, gli operatori sociali. Perché? Perché ci ciucciano. Se io ho un tumore, che frequenza emano? Positiva o negativa? E l'oncologo che mi sta guarendo, non si va a prendere anche lui quelle frequenze lì? L'Università della Sapienza di Roma, 7 italiani su 10 muoiono per patologie legate allo stress. Qual è la malattia del secolo? Il cancro, il raffreddore o questo? C'è una pastiglia che guarisce lo stress? Negli anni 60, adesso è diventata di moda finalmente, anche negli ospedali stanno parlando di queste cose qui, si parla di epigenetica. Cosa vuol dire? Allora, genetica cosa vuol dire? Che io ho la mia cellula, la cellula è come un nucleo, c'è il nucleo, quindi è come un atomo, c'è il mio nucleo, il DNA è qua dentro. Se è genetico vuol dire che le informazioni che ho dentro, l'informazione modifica la frequenza, quindi medicina informazionale, frequenze, medicina vibrazionale, sono la stessa cosa, modificano la velocità dell'elettrone, ci siete? Quindi l'emissione di energia. È semplice? Ok? La cellula, le informazioni genetiche vengono da dentro. Hanno scoperto negli anni 60 che se io tolgo il nucleo, la cellula vive. Quindi la cellula non prende, non si duplica. Nel nucleo è il nucleo della cellula, è l'apparato riproduttivo della cellula. Sono i testicoli e le ovaie della cellula, che si autoproduce perché è un essere androgino. Cioè sì, non ha bisogno di, non è in dualità la cellula, è in unicità, nell'uno. Si autogenera. Quindi nel DNA ci sono solo la riproduzione delle cellule. Ma non il comportamento delle cellule, viene dalla membrana cellulare. Provate a pensare voi, guardate il concetto. Io nasco, parlo l'italiano perché? Veneto, il fincatese. Perché mio padre parlava il fincatese. Se mio padre parlava l'arabo, io parlavo? Io sono cristiano perché da piccolo mi hanno battezzato, ho fatto i sacramenti, mi portavano a chiesa, ma se mi mandavano nella moschea io ero? Quindi io sono cosa? Cosa che c'è dentro di me o divento cosa c'è fuori di me? Quindi non esiste la colpa. Non è colpa mia.